Buonasera e bentornati a War Room. Prendete il discorso di Mario Draghi a Londra del 2012, il famoso Whatever It Takes, che cambiò le sorti della politica economica dell'Europa e fu alla base del salvataggio dell'Europa. Poi prendete il suo discorso di marzo 2020, in pieno lockdown, quando sostenne che gli stati dovevano accollarsi i debiti privati, tracciando in qualche modo la linea che durante la pandemia è stata tenuta in tutto il mondo per evitare guai peggiori. Pensate al discorso dell'estate del 2020 sul debito buono e debito cattivo, che può essere la base culturale del piano di investimenti del Next Generation EU. E ecco ora, da Mario Draghi è arrivato un nuovo input, forse il più significativo, finalizzato a cambiare le sorti dell'Europa. L'ex presidente della BCE ha infatti detto chiaramente che in Europa tra soldi pubblici e soldi privati c'è bisogno di investire almeno 500 miliardi di euro all'anno, circa l'1%. E mezzo per cento del PIL continentale per sostenere la transizione verde e digitale, voci di spesa cui vanno aggiunte quelle per la difesa e per l'industria. E quanto serve per stare al passo con gli Stati Uniti, che hanno lanciato un piano di spesa gigantesco a sostegno dell'economia, centinaia di miliardi di dollari all'anno, e anche per stare al passo con la Cina, che ha fatto del capitalismo di Stato e di quello privato fortemente sorvegliato dallo Stato, cioè un dirigismo sussidiato in modo massiccio la propria ragion d'essere. D'altra parte, dopo la pandemia e tra crisi energetica e scarsità di materie prime e di fronte alla guerra in Ucraina, il mondo è profondamente cambiato. Le altre aree del pianeta per vincere le grandi sfide di questo tempo, economiche, tecnologiche, geopolitiche, si sono attrezzate e si stanno attrezzando con piani strategici di medio e lungo termine basati su enormi investimenti. L'Europa l'ha fatto solo in parte, o se vogliamo in minima parte, e gli effetti si vedono nei divari di produttività, di crescita del PIL, di reddito pro capite e di innovazione. Allora, non c'è dubbio che se vuole attestarsi sulla frontiera del futuro e nello stesso tempo fronteggiare le crisi del presente, l'Europa deve cambiare passo. Sono le indicazioni di Draghi quelle che le consentiranno di farlo nel modo giusto? Potrà e vorrà farlo? A quali condizioni, superando quali ostacoli e con quali risorse attinte dove? In attesa che la campagna elettorale per le elezioni continentali di giugno dia finalmente qualche risposta a queste domande, perché fin qui, nonostante la kermesse sia partita da molti mesi, da troppi mesi, di tutto si è parlato meno che di queste questioni fondamentali. Nel frattempo, dicevo, giro i quesiti ai nostri tre ospiti di oggi, che saluto e ringrazio di essere qui con noi. Sono Carlo Altomonte, professore di economia europeo all'Università Bocconi, direttore di PNRR Lab, Giorgio Buongiorno. Barba Navaretti, professore di economia politica alla Statale di Milano, insegna anche a Parigi alla Science Po, e Federico Fubini, inviato editorialista e vice direttore persona del Corriere della Sera, autore di un libro per Buonasera. Mondadori che vi segnalo perché è molto originale, L'oro e la patria, storia di Niccolò Introna, un eroe dimenticato. Benvenuti a tutti e tre e grazie di essere qui. Parto dal professor Barba Navaretti perché ha scritto nei giorni scorsi su Repubblica un articolo dove il titolo, La lezione di Draghi, mi pare che fosse sufficientemente eloquente del fatto che certamente non è una critica a Draghi. Tuttavia, lei dice, i 500 miliardi di investimenti indicati da Draghi rischiano di non essere sufficienti senza un'accelerazione dell'integrazione dei mercati europei. E poi dice ancora, d'altra parte, la transizione energetica e digitale richiede investimenti che i mercati non sono incentivati a fare nell'immediato e gli stati da soli non hanno le risorse sufficienti. E come quadriamo questo cerchio? Beh, il cerchio è complicato, forse è più un ottagono, un decagono, insomma, una cosa di questo genere, perché la quadratura del cerchio è molto difficile. Il tema è che ovviamente oggi è molto difficile parlare e fare i conti con qual è il fabbisogno di investimento dell'Europa se non si inizia a ragionare sulle sinergie che l'Europa può fare in termini di fare dei piani integrati di sviluppo industriale, di recupero della competitività, con un'ottica che sia un'ottica continentale. L'esempio più eclatante, È ovviamente, quello sono che lei chiama nell'articolo integrazione dei mercati. che chiamo quello che è integrazione dei mercati, ma non solo integrazione dei mercati, ma anche integrazione delle politiche. Se penso alla difesa è l'esempio ovvio, no? Cioè,
c'è una duplicazione degli investimenti in difesa che ancora oggi seguono delle logiche nazionali che effettivamente potrebbero, cioè sicuramente magari l'Europa ha bisogno in questo momento di aumentare gli investimenti in difesa, ma forse il primo passo è quello di iniziare a non duplicare le risorse duplicando dei programmi che in realtà se fossero fatti insieme potrebbero essere più costosi. Lei sa, per esempio, ci sono dei meccanismi di integrazione che sono molto curiosi. Per esempio, noi facciamo l'Eurofighter, no? Lo assembliamo in Europa. Voi sapete che, per esempio, l'ala sinistra la forniscono gli italiani e l'ala destra gli spagnoli, e tutto questo viene assemblato in uno stesso posto. Allora, già solo pensando a questo, effettivamente forse ci sono delle sinergie che si potrebbero creare, e in questo senso i 500 miliardi non bastano, perché prima di parlare, oltre a parlare dei 500 miliardi che certamente sono necessari, e Draghi fa bene a stimolare l'Europa a pensare a un futuro piano di investimenti, è anche utile pensare come spenderli in modo sinergico e più efficace. Aldo Monte, però se giustamente secondo me Barba Navaretti dice i mercati, insomma mondo privato non è così tanto incentivato a investire in quella direzione, in quelle direzioni, i quattrini, tanti quattrini che ci sono, e gli stati invece sono già fin troppo indebitati, e quindi l'equazione, anche perché lei sa che in Italia quando si fanno questi ragionamenti parte subito il tormentone, non è che ci faranno una patrimoniale e ci portano via i soldi, visto che poi il risparmio italiano è l'unico petrolio di cui disponiamo. Ma no, in realtà quello che propone il professor Barbara Meretti quadrerebbe il cerchio, nel senso che se noi ragioniamo sui 500 miliardi, i 500 miliardi sono, immaginiamo nell'audizione al Consiglio Ecofin, Draghi diceva che circa un terzo di questi dovrebbero essere pubblici e due terzi privati, quindi facciamo un conto 350-150. 350 miliardi di euro di investimento privato sono meno del 15% della totale degli investimenti europei ogni anno. Noi investiamo ogni anno come Gross Fixed Capital Formation circa 2.500 miliardi, la media degli ultimi tre anni post-pandemia. E 150 miliardi nazionali sono circa il 6% della spesa pubblica complessiva dell'area euro, neanche dell'Europa. Quindi in realtà quello che noi stiamo dicendo e che sarebbe sufficiente che del totale degli investimenti che noi facciamo in Europa privati il 15% fosse allineato sulle stesse iniziative green e digital. Diventa molto difficile pensare oggettivamente oggi che fatto 100 il totale degli investimenti di un'impresa almeno il 15% non siano già su digitale e green, no? Il problema è che vanno in direzioni completamente scoordinate da un lato, e la stessa cosa sulla spesa pubblica. Diventa abbastanza irragionevole pensare che almeno il 6% della spesa pubblica complessiva non sia in sussidi o comunque strumenti che vadano su cose che siano digitali o green. Professore, mi scusi se la interrompo, la mia impressione è che però non è che basti la convergenza su investimenti della stessa, chiamiamoli della stessa categoria, green. No, green, infatti arrivo su quelli. Gli specifici investimenti arrivo, infatti, bisogna arrivare a convergere. Quindi per farli convergere servono due cose: serve una regolamentazione degli investimenti privati, e questo lo deve fare il Green Deal, la piattaforma, passando al tema della difesa che è simile, la proposta della Commissione Europea ha fatto avantieri, dice che su alcuni investimenti dell'industria della difesa non sarà possibile, come bisogna limitare gli acquisti di input da fornitori terzi e andare verso un'integrazione, no, della catena a monte sul fornitore europeo. Sulla parte del Green Deal sappiamo già che alcune cose, per esempio nel momento in cui togliamo da parte il motore termico, è altrettanto evidente che gli investimenti green non potranno che andare in una certa direzione. Il problema piuttosto è capire qual è questa direzione, dare la certezza giuridica di questi investimenti, dare un ritorno di certezza giuridica su un orizzonte temporale adeguato. Sul piano pubblico, lo strumento della riforma della governance fiscale europea garantisce anche questa cosa. Perché? Perché tutti i paesi si dovranno impegnare ai piani quadriennali o settennali, più settennali che quadriennali, di monitoraggio e di crescita della spesa nominale,
e per fare un piano settennale dovranno negoziare con la Commissione europea un piano di riforme e investimenti. E mi fa un po' strano pensare che la Commissione europea non vada ad allineare quegli investimenti pubblici sulle stesse categorie green che per esempio sta in questo momento mettendo in piedi o ha già messo in piedi sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi volendo la Commissione, gli strumenti giuridici per allineare gli investimenti, sia privati che pubblici, da un punto di vista normativo li avrebbe già. La questione è capire se la Commissione resisterà alla pressione degli Stati membri che vorranno fare ognuno di testa propria, punto. E dove sarà il punto di atterraggio della regolamentazione? Perché sapete, la IRA è molto facile. C'è un layer federale che dice su queste categorie A, B e C ci sono dei tax credit, su queste, non su altre. È facile, tutti fanno la stessa cosa e questo garantisce agli Stati Uniti ovviamente un vantaggio da un punto di vista proprio regolatorio. La differenza è che quelli sono Stati Uniti d'Europa e noi esattamente, non siamo America. Per me il tema è regolatorio, non è solo, è ovvio che si possono pensare risorse aggiuntive, è ovvio che bisogna rafforzare il layer federale perché c'è un fallimento di mercato e pubblico-privato e pubblico-nazionale su questo, ma è in principio un tema di coordinamento e quello che Giorgio chiama integrazione dei mercati per me è mancanza di adeguata regolamentazione. E che poi, Fubini, è un problema a questo punto, sì, il professor Altomonte lo chiama regolatorio perché è una persona ben educata, ma è un problema politico, nel senso che c'è uno scontro di interessi. Lui, per esempio, ha appena citato l'automobile, è chiaro che ci sono paesi, l'Italia, la Germania, dove ci sono interessi nell'automobile così come la si produce ora e altri paesi dove questo interesse non c'è e quindi è molto più semplice. Ecco, la composizione degli interessi è possibile senza un quadro politico istituzionale cambiato, quindi di Stati Uniti e d'Europa, poi le tecnicalità possono essere diverse ma la sostanza è quella, o si riesce comunque anche senza arrivare fino lì? Ma allora, se parliamo specificamente dell'automobile, io penso da tempo che fare una battaglia per difendere sostanzialmente i motori a combustione interna rischia di essere perdente, perché nel frattempo gli altri grandi attori dell'economia internazionale, in particolare Cina e Stati Uniti, vanno avanti su auto di nuova generazione, che non sono ovviamente solo auto elettriche, ma sono anche auto con dei software molto avanzati, senza bisogno di arrivare all'auto autonoma, e noi ci scopriamo fatalmente in ritardo rispetto alle tecnologie che i consumatori vogliono acquistare, perché fondamentalmente i cinesi sono molto vicini a offrire anche sul mercato europeo delle auto elettriche o auto ibride che sono sostanzialmente equivalenza di prezzo, soprattutto nel ciclo di vita dell'automobile. Dunque c'è un discorso regolatorio e c'è un discorso di politica industriale. Se parliamo dell'automobile, i chiari segnali di disagio dell'industria europea sono emersi fin dallo scandalo Volkswagen, che non è, come dire, il caso di un singolo attore deviato, ma il caso di una, come dire, arretratezza tecnologica che si è cercato, rispetto alle esigenze dei tempi, che si è cercato di camuffare attraverso una frode sulla regolamentazione e sui requisiti regolamentari. Dunque, se parliamo di questo, io veramente credo che l'approccio che ha un po' caratterizzato la Germania, ma anche l'Italia, che è del tipo fermate il mondo, voglio scendere, voglio rimanere in modelli industriali che sono a minore valore aggiunto, che però ci caratterizzano a entrambi i paesi, se siamo onesti, diciamo, chiaramente poi ci sono le eccezioni in entrambe le economie, ma in prevalenza abbiamo, diciamo, una prevalenza di settori a minore valore aggiunto e più settori ereditati da una tradizione industriale del passato. Questo non è un modo di guardare avanti e non ci garantisce sul futuro. Proverei a allargare dal punto di vista macro e non micro il discorso di Draghi, perché soprattutto non tanto quell'audizione che Draghi ha fatto all'Ecofin informale di Ghent,
ma il discorso che ha fatto Draghi alla National Association of Business Economists negli Stati Uniti a metà del mese scorso veramente andrebbe letta con molta attenzione, perché diciamo con i suoi passi proverbialmente felpati, Draghi ha detto due cose che dal punto di vista macroeconomico sono un po' difficili da digerire anche per l'Unione Europea. Lo dico con parole mie che non impegnano l'interessato, ma ha detto che diciamo il nuovo framework fiscale, tradotto il nuovo patto di stabilità, nasce già vecchio. Lui ha detto: mi aspetto persistently higher deficits, dunque deficit più alti in maniera persistente. E questo, diciamo, avendo appena approvato un patto di stabilità, mutande strette a... e poi ha anche implicitamente, ma abbastanza chiaramente, criticato l'approccio della Banca Centrale Europea, perché ha detto che secondo lui le banche centrali, non ha citato ovviamente la Banca Centrale Europea, dovrebbero essere tolleranti di fronte a politiche fiscali espansive, dunque in deficit, che in prospettiva possono aumentare il lato del, rafforzare il lato dell'offerta e dunque ridurre l'inflazione futura, che non devono reagire troppo rapidamente a degli shock puntuali di inflazione dal lato dell'offerta, e devono sapere distinguere tra inflazione permanente e inflazione passeggera, che devono saper distinguere tra aggiustamenti diciamo del costo del lavoro, dunque dei contratti che servono semplicemente per diciamo per un aggiustamento del potere d'acquisto a perdite improvvise di potere d'acquisto dovute all'inflazione, e spirali fra prezzi e salari. E ultima cosa aggiungo, perché secondo me è la cosa più importante che ha detto sulla BCE, cioè le banche centrali devono fare in futuro politica, soprattutto devo fare la politica monetaria sulle aspettative di inflazione e non sulla inflazione osservata al momento. Ora, la BCE ha alzato i tassi, diciamo, con un ciclo di stretta più rapido della sua storia sull'inflazione osservata, mentre le aspettative rimanevano, diciamo, in gran parte ancorate. Quello che ha detto Draghi chiaramente lui ha detto: noi abbiamo bisogno di fare tutti questi investimenti. Se uno guarda gli investimenti non residenziali, paragona la zona euro agli Stati Uniti, si vede che in media dal 2010 in poi noi abbiamo fatto... Lì ci arriviamo. Fermati un attimo, perché voglio chiedere a Navaretti e Altomonte se da un lato l'utilizzo di un vecchio schema tutto sommato per le politiche di bilancio, il patto di stabilità, e dall'altro la politica monetaria europea rappresentano una sorta di marcia indietro innescata nel momento in cui si vorrebbe mettere la marcia avanti, cioè il piano Draghi. Ma però secondo me ci sono un po' di qualificazioni che vanno fatte in questo argomento, che sicuramente è importante ed è corretto, però dipende da una serie di cose. Il primo tema è quello diciamo di base, che è l'ancoraggio delle aspettative. Ha ragione Federico che bisogna lavorare sulle aspettative più che sui dati effettivi, sui dati del momento. Però noi non sappiamo quanto l'azione rapida della BCE sia effettivamente servita ad ancorare le aspettative. Probabilmente l'azione della BCE e delle altre banche centrali, in qualche modo, se vogliamo anche vederle da un punto di vista positivo, sono riuscite in qualche modo a calmare l'inflazione, anche perché hanno... In tempi brevi, peraltro. Esatto, hanno anche ancorato le aspettative. L'altro tema che invece è molto importante è quello che si dice sul fatto che questa è un'inflazione da offerta. Quindi è chiaro che un'inflazione da offerta ha meno bisogno di calmare la domanda di quanto non abbia un'inflazione come forse più quella americana, che è un'inflazione di domanda molto calda, no? È chiaro che l'inflazione di offerta si risolve anche con gli investimenti di cui parlavamo prima. Questo è quello che mi sembra voglia dire Federico, no? Cioè noi abbiamo bisogno comunque di fare delle politiche fiscali che permettano all'Europa di modificare la propria struttura produttiva, diventare più efficienti, andare nelle direzioni in qualche modo di cui parlavamo prima, e quindi ridurre i vincoli di offerta. Naturalmente però, che cosa vuol dire questo tipo? Ci sono due temi
qui, che sono due temi che emergono, che sono fondamentali, che non sono affatto ovvi. Il primo è chi è che si può permettere delle politiche fiscali più, diciamo, più flessibili e meno rigide. Naturalmente chi se ne può permettere oggi sono paesi che in realtà hanno in passato seguito una politica di rigore fiscale probabilmente eccessivo, come la Germania, che quindi ha una capacità di spesa che è diversa rispetto alla nostra, per esempio. Quindi il tema della politica fiscale, dei vincoli fiscali, è evidente che ha un impatto diverso sulla Germania rispetto al discorso che stiamo facendo, rispetto a quello che può avere sull'Italia. E allora, e qui naturalmente entra il tema delle... Anche se, scusi professore, la interrompo, forse la recessione che in questo momento sta vivendo la Germania può favorire e spingerla a fare qualcosa di più di quello che ha sempre immaginato di fare. Però questo va benissimo, però di nuovo il discorso poi alla fine ricade su un discorso europeo, nel senso che molti di questi finanziamenti non la possiamo, di questi investimenti non possiamo pensare di finanziarla con, che ne so, degli investimenti finanziati dagli aiuti di Stato nazionali, no? Attraverso un alleggerimento degli aiuti di Stato, come è stato fatto poi dopo il Covid, e sostanzialmente pensare a una politica industriale europea di transizione che permette di ricreare quell'offerta di cui avremmo bisogno anche per controllare l'inflazione, senza fare di nuovo un discorso che abbia una strategia, una visione europea, che è quello che diceva anche Carlo prima, e senza pensare anche a una politica delle risorse fiscali comune, perché poi, voglio dire, il tema è questo, no? Cioè, finché non pensiamo a un pot comune di denaro che serve per fare questi investimenti, è molto difficile riuscire a fare questa, diciamo, transizione verso una maggiore competitività. Quindi, prego. No, di nuovo il tema di come poi questo si traduce in una politica europea comune e una strategia europea comune diventa cruciale anche quando dobbiamo guardare il lato macro e il lato fiscale. Ah, io vedo, se posso, dottor Cicchetti, sì. Due punti, diciamo, monetario e fiscale. Sul monetario, parlando con qualche membro del board della banca, la loro osservazione è che sì, è vero, abbiamo bisogno di politica di investimenti, perché la politica dell'offerta tiene bassa l'inflazione, però altrettanto vero, e non sono necessariamente d'accordo, però la loro osservazione è che in un contesto di elevata inflazione e di volatilità dei prezzi, l'investimento già oggi non partirebbe, perché loro dicono sì, io posso anche abbassare un po' il tasso, ma se poi la proiezione futura di inflazione non è bassa e stabile, questo investimento comunque non si materializzerebbe. Quindi, dice qualche membro del board della BCE che abbiamo avuto occasione di sentire qualche giorno fa, è meglio che intanto noi ci mostriamo credibili nel combattere questa inflazione e poi dopo gli investimenti arriveranno. Non sono necessariamente d'accordo, ma questa è insomma la controargomentazione che viene fatta. Il punto invece sulla politica fiscale è, secondo me, e di nuovo qui il tema europeo emerge, è legato al fatto che le nuove regole fiscali che ci siamo date, sono abbastanza d'accordo con ovviamente quello che diceva Draghi, ma anche quello che è emerso dalla nostra chiacchierata, rischiano di nascere più che vecchie, rischiano di essere in qualche modo troppo strette rispetto a quello che dobbiamo andare a fare. Per questa ragione, gli Stati hanno deciso nella nuova fiscal governance europea di non mettere nessuna golden rule, nessuna esenzione, se non molto limitate, forse su qualcosa delle spese della difesa e sul cofinanziamento dei fondi strutturali. Adesso dovremmo vedere poi qual è la versione finale che verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione del Parlamento, ma non c'è nessuna golden rule sulla spesa degli investimenti nazionali in green e in digital. Quindi che cosa abbiamo oggi? Abbiamo da un lato, come dicevamo, la necessità di spendere e ovviamente solo la disciplina degli aiuti di Stato non ci consente di farlo in maniera adeguata, perché concentrerebbe la spesa solo in alcuni paesi. La regolamentazione potrebbe in qualche modo, come dicevo, far convergere questa spesa in maniera virtuosa, ma dobbiamo decidere se farla ed è complicato. Ma sicuramente ci manca un layer europeo, che in questo momento le regole non ci consentono di avere.
le regole di spesa nazionale, cioè non c'è modo di aggiungere spesa su investimenti green e digital come eccezione alla spesa che andremo a fare nei quadri nazionali. Quindi paradossalmente io dico, se la vogliamo vedere dal punto di vista ottimistico, che i ministri, come dicono gli inglesi, si sono un po' dipinti in un angolo, no? Quando tu inizi a dipingere il pavimento di una stanza e parti dalla porta anziché dall'angolo, e quindi poi alla fine ti trovi con la vernice fresca e l'angolo stesso. Perché? Perché se le regole europee non consentono nazionali questa spesa, e dall'altra parte è evidente, lo ricordava Federico Fubini prima, che se non facciamo questa spesa restiamo indietro fatalmente sulle tecnologie chiave dei prossimi 20 anni, questa spesa deve essere fatta a livello europeo. Quindi in qualche modo, nel non voler dare golden rule, i ministri europei hanno di fatto scritto che la nuova spesa su queste cose dovrà essere europea o non sarà. E se non sarà, questo pone in discussione l'utilità di quella che chiamiamo Unione Europea, perché un'Unione Europea che non consente di far arrivare crescita e investimenti e beni pubblici europei, evidentemente viene messa in discussione dai cittadini. Quindi il punto chiave è che probabilmente noi stiamo arrivando a una convergenza politica che quasi ci obbligherà alla spesa pubblica europea su alcune di queste cose. Non sarà solo europea, sarà un layer europeo, un coordinamento di spesa pubblica nazionale, una regolamentazione di spesa privata. Io la vedo un po' così. Ma questo layer europeo, siccome non è previsto, diciamo, alle regole attuali sulla spesa nazionale coordinata, dovrà essere fatalmente fatto a debito. Ma Navaretti, si può fare debito comune senza aver fatto prima un passaggio di integrazione di politiche fiscali? Nasce prima l'uovo o la gallina? Beh, insomma, l'abbiamo già fatto in parte con le misure sul Covid, quindi potremmo farlo benissimo. Sì, secondo me penso che si possa fare, però certo è chiaro che sarà necessario poi fare degli altri passi avanti sull'unione fiscale, ma ragione a tuo monte, cioè effettivamente stringere le maglie delle spese nazionali, delle spese fiscali nazionali, ci obbliga a pensare, a ragionare su un debito comune europeo. Questo è necessario. Fubini, ho l'impressione che uno dei motivi per cui si va lenti è che non ci sia consapevolezza, una questione di tipo culturale, non ci sia piena consapevolezza della distanza che già c'è, non quella che ci potrebbe essere se non facessimo le cose di cui stiamo parlando, cosa che significherebbe aumentare quella distanza, ma la distanza già c'è con gli Stati Uniti e anche con i paesi asiatici e la Cina in particolare. Come mai manca questa consapevolezza? Eppure dati ci sono, misurarla non è così difficile. Tu qualche volta l'hai scritto esplicitamente nei tuoi articoli, no? Questa consapevolezza inizia ad esserci. Parlando solo di produttività del lavoro, noi come italiani dall'inizio del secolo abbiamo perso qualcosa come 35 punti in parità di potere d'acquisto sugli Stati Uniti, ma anche i francesi hanno perso poco meno di 25 punti, probabilmente in valori, diciamo, correnti, non in parità di potere d'acquisto, anche di più, no? Dunque, questa consapevolezza inizia a esserci. Io vorrei dire che prima stavo presentando quello che implicitamente, ma neanche tanto implicitamente, Draghi ha detto alla conferenza del NABE, no? Perché se uno, diciamo, tira, come dire, le somme di quello che lui ha detto, poiché Draghi non è esattamente una persona sprovveduta, chiaramente si mette in discussione non solo il fiscal framework, ma anche il 2% di obiettivo della politica monetaria. Questo viene fuori abbastanza chiaramente in un contesto in cui gli Stati Uniti stanno fondamentalmente aumentando il loro debito nazionale, pubblico e privato, di 1 trillion all'anno. E, diciamo, se vince Trump, lui l'ha proprio scritto nel programma della Heritage Foundation, che la Fed diventa un'agenzia del governo fondamentalmente finalizzata al finanziamento del debito. Ma anche altrimenti, basta vedere la forza dell'oro in una situazione di disinflazione e la forza sorprendente del Bitcoin,
per capire che noi potremmo avere una prospettiva nei prossimi anni di euro che tende a indebolirsi, di dollaro che tende a indebolirsi. Dunque, ho l'impressione che noi stiamo ancora un po' manovrando così, come dire, abbiamo delle regole che sono un po' un diesel, cioè la tecnologia degli anni 90, tutto sommato un pochino aggiustata, ma non troppo aggiustata. E chiaramente avremo bisogno, soprattutto i paesi più indebitati, perché cioè, le strade sono due, ognuno fa per sé, e un po' di questo l'abbiamo avuto. Noi abbiamo avuto il 53% di tutti gli aiuti, dei 600 e oltre miliardi di aiuti di Stato autorizzati con il temporary framework della Commissione Europea, 350 miliardi sono autorizzati alla Germania, e la Germania, diciamo, spendendo, ha iniziato ad attrarre investimenti tecnologici da altri paesi. La foundry di Intel è andata in Germania, la foundry di TSMC, sempre parlando di semiconduttori, è andata in Germania, la fabbrica di turbine eoliche che doveva andare dalla Svezia negli Stati Uniti per prendere i sussidi dell'IRA, anche quella va in Germania. La Germania sta spendendo e attirando, dunque per loro il problema, diciamo, c'è, ma non c'è. Il debito comune ne abbiamo, però ne abbiamo una logica noi. Nazionale da parte loro, noi in una logica totalmente, però allora non voglio, come dire, metterla su un piano etico, no, di chi è brutto e cattivo e chi non è brutto e cattivo. Non è questo il tema. Noi diciamo chiaramente è una lotta esistenziale, cioè, per stare alla frontiera o arretrare rispetto alla frontiera dei paesi avanzati. E noi per stare alla frontiera abbiamo bisogno di debito comune, per fare debito comune dobbiamo dimostrare che in qualche modo sappiamo farne buon uso. Ora io vorrei dirvi che se voi andate a vedere, abbiamo fatto 77 miliardi di super bonus l'anno scorso, abbiamo fatto 20 miliardi di super bonus solo nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, che hanno generato 1.187 milioni, me li sono misurati, dunque un miliardo, poco meno di 1,2 miliardi di crescita netta del settore delle costruzioni residenziali in Italia, senza i quali 1.187 milioni il PIL dell'Italia sarebbe stato negativo nel quarto trimestre. Dunque, esatto, cioè, saremmo comunque, avremmo avuto un quadrimestre di PIL negativo. Quello che voglio dire è che è scomparsa completamente in Italia qualunque conversazione sulla parte molto importante e delicata del debito comune, che è accompagnarlo con riforme. Se facciamo, mettiamo, come dire, se mettiamo insieme una platea di imprenditori e gli chiediamo se la pubblica amministrazione sta diventando più o meno efficiente, io voglio vedere quelli che alzano le mani per dire che sta diventando più efficiente. Io credo che stia diventando meno efficiente, malgrado tutte le parole sulle riforme, perché per esempio con lo smart working sostanzialmente una gran parte della pubblica amministrazione sta lavorando 3 giorni e mezzo alla settimana quando va bene. Dunque, però, queste cose ce le dobbiamo dire, perché sennò è inutile che, diciamo, facciamo gli europeisti un po' gratis, ecco. Scusate, non è polemica che verso i presenti, per carità. No, ma hai ragione, cioè il debito comune, voglio dire, fa più comodo a noi che la Germania, no? Ho qui sotto mano, tanto per dirvi una cosa, un'intervista al Sole 24 Ore di Lindner, il ministro delle finanze tedesco, che dice no all'utilizzo di denaro pubblico europeo per la difesa. Ora, se c'è un momento nel quale è immaginabile, anche psicologicamente, che un settore debba essere rafforzato, e non può essere che fatto in chiave continentale, perché altrimenti nessun paese resisterebbe alle pressioni che possiamo subire e che in parte stiamo già subendo, se neanche di fronte alla difesa c'è una disponibilità, è un po' dura, no? No, ma io, allora, questa roba, allora, i tedeschi iniziano sempre le conversazioni dicendo di no. Io ricordo il ministro delle finanze tedesco nel 2020 che ha iniziato la conversazione sul recovery, o forse pensano che non sia, ma poi gli si fa anche cambiare idea, nel senso cambiano idea di fronte all'evidenza. Il problema è che se l'evidenza è che noi facciamo 4 anni di seguito di deficit da livelli di tarda prima repubblica, no? 9, 8, 6, 7, 2, e con questo facciamo 0,9 di crescita, cioè con un deficit di spesa corrente al 7,2%, facciamo 0,9 di crescita e diciamo aboliamo qualunque
discorso, la riforma è una parola mai tossica. Di cui la gran parte è quella famosa però, del super bonus di cui dicevamo prima. Esatto, dunque, cioè, qual è la credibilità? Il punto è quello, cioè, onestamente il nostro sistema è totalmente permeabile dagli interessi particolari, chiamali taxi, chiamali ance, chiamali balneari, li puoi chiamare, ti posso fare una lista di almeno 10 categorie che chiunque organizzato il liquido riesce a ottenere uno strapuntino per sé a spese di tutti gli altri. Perché questa è la, diciamo, è la vicenda dell'Italia di questi anni. Dunque, qual è la nostra credibilità nel chiedere debito comune? Questo è il punto. Altomonte, però, c'è un tema che va al di là dell'Italia e ho l'impressione che si sia diffuso dopo la pandemia e le vicende che ne sono seguite, diciamo, quelle degli ultimi 4 anni, l'idea che ma la globalizzazione è finita, quindi tutto sommato le risposte nazionali, senza bisogno di sventolare la bandiera sovranista fino in fondo, ma diciamo anche nascondendo la bandiera sovranista, dice, ma di fatto la globalizzazione si è fermata, ha fallito. C'ho qua un'intervista di Bilemot, non di l'ultimo dei sovranisti, che dice la globalizzazione ha fallito, la colpa è dei governi e delle grandi aziende. Ecco, questo clima di idea che la globalizzazione sia finita può giustificare il fatto di dire le risposte possono e debbono essere nazionali. Beh, Bilemot un po' di, come dire, coscienza critica dovrebbe averla, visto che il giornale che dirigeva era la bandiera, no? Ricordiamoci quelli che non ce l'hanno la coscienza. Infatti, quindi... No, in realtà se guardiamo i dati, io da economista purtroppo questa cattivissima abitudine di parlare solo dopo che guardo i dati, ogni tanto questo dispiace a qualcuno, anche al nostro governo, devo dire. Federico lo sa. La globalizzazione non è finita se togliamo la Cina dai dati. Se noi togliamo la Cina dai dati, ci sono dei bellissimi lavori che ha appena fatto Richard Baldwin con i dati dei dati sul commercio in valore aggiunto dell'OCSE, ti fa vedere che la serie di integrazione delle catene globali del valore nel tempo non scende mai, il trend non è finito, non è neanche quasi stabilizzato, e addirittura nel dato globale a livello mondo si vede che si ferma la crescita della globalizzazione, diversi indicatori. Dopo c'è una prima botta forte con la crisi finanziaria 2008-2009 che poi viene recuperata, ma da lì quell'indicatore resta piatto e poi negli ultimi 2 o 3 anni, diciamo intorno alla pandemia, scende inesorabilmente. Quindi tutti dicono la globalizzazione è finita. Se togli la Cina da quei dati, quindi tutto il mondo tranne la Cina, quel trend non è mai in discesa, semmai forse un pochino meno in salita negli ultimi anni. E la ragione qual è? La ragione è che la Cina sta facendo l'economia sviluppata, cioè si sta chiudendo in se stessa, sta usando molto di più l'integrazione a monte dei suoi produttori che ormai diventano efficienti, e perché hanno acquisito tecnologia, e perché si sono sviluppati, perché hanno economie di scala, perché beneficiano di un sacco di sussidi, dobbiamo anche ricordarcelo. Le macchine elettriche cinesi hanno una copertura dei costi, sono sostenibili fino, mi raccontavano, fino sostanzialmente a margine operativo lordo. Dopodiché tutti i margini successivi vengono coperti dal governo, quindi hanno circa una media di 30% di sussidio per automobile venduta, però grazie a questo di fatto però c'è una logica che la Cina aumenti la domanda interna, ma nessuno glielo comprare una macchina da 300 milioni di persone è dura, ma no, ma non è una critica, ma la Cina fa la Cina, ma lo fa ormai da gestivo, è un dato oggettivo, ma è un dato legato a qualunque storia di successo, di sviluppo. La Cina sta diventando chiusa o meno aperta al commercio internazionale come lo sono gli Stati Uniti e l'area euro, molto semplicemente. Ha un mercato interno che sta crescendo, adesso negli ultimi anni meno, ma che è cresciuto. E quindi se togliamo però la Cina da quei dati, la verità è che la globalizzazione non si è fermata. È ovvio che noi sulla globalizzazione abbiamo fatto almeno 2 errori. Da un lato non ci siamo interrogati sufficientemente su quelli che sono i costi dell'aggiustamento sociale legato alla globalizzazione stessa, al job displacement, quindi alla diciamo, spiazzamento dei posti di lavoro dei settori a più basso valore aggiunto nelle nostre economie, che immaginavamo potessero riaggiustarsi, e mi ci metto anch'io, a costi più bassi, mentre invece poi così non è stato, e quindi abbiamo dovuto adeguare o
parzialmente o completamente i nostri sistemi di welfare a questo. E dall'altro, l'altro diciamo tema che è emerso, ci siamo messi in una situazione di dipendenza eccessiva da un solo player, che di nuovo è la Cina, e che quando quindi poi con la pandemia ha iniziato a dare risposte asimmetriche perché si è chiusa rispetto al resto del mondo, ha fatto emergere i punti di stress del sistema. Abbiamo fatto gli stessi errori che abbiamo fatto nell'approvvigionamento energetico, ci siamo sostanzialmente messi nelle mani di uno esattamente. Di quello sbagliato. Sì, adesso con la Cina non è necessariamente quello sbagliato, non lo so, però non è, diciamo, in un mondo che sicuramente non dà più per scontata la pace e i confini aperti per tutti, al di là delle considerazioni geopolitiche, perché questa è la considerazione da fare, è evidente che è una buona pratica quella di differenziare i rischi. Differenziare i rischi è quello che stiamo facendo, costa, e quindi sposo l'argomentazione di Fubini che dice occhio, che l'inflazione non è detto che poi riusciamo a riportarla. Di fatto, Federico, non voglio mettere le parole in bocca tua, ma insomma, mi pare la tua argomentazione fosse occhio, perché quel livello di inflazione non è detto che ritorni velocemente al 2%, cioè forse per tornare al 2% dobbiamo spingere eccessivamente, perché se abbiamo i costi della globalizzazione e della copertura dei rischi da diversificazione, da frammentazione, se abbiamo il costo dell'investimento nelle rinnovabili, eccetera, per un po' d'anni questi costi sottostanti spingeranno il livello di inflazione un po' più elevato, e per riportarlo al 2% dobbiamo fare uno sforzo che forse non vale la pena fare. Quindi, dal punto di vista, per me, quello che io dico è che l'idea di autonomia strategica è una roba che non sta né in cielo né in terra, perché non si può fare. Non si può fare e non è nei dati, nessuna azienda lo sta facendo, al di là, ripeto, della Cina, che sta diventando un po' più autonoma strategicamente. La Cina l'anno scorso ha messo 250 gigawatt di rinnovabili, ok? La Cina, che doveva arrivare all'autonomia energetica, scusate, alla carbon neutrale del 2060, è già arrivata al 2054 e ci arriverà ancora prima. Perché? Perché sanno che nel momento in cui diventeranno perfettamente autonomi dal punto di vista energetico, avranno risolto la gran parte dei loro problemi nei confronti del resto del mondo. Quindi loro ci stanno investendo su questo, noi ci stiamo arrivando con calma, però il punto chiave è che non ha senso per noi pensare oggi di fare strategic autonomy. Possiamo fare diversificazione strategica, quello è quello che dovremmo iniziare a fare, e questo ovviamente ci comporta degli investimenti ulteriori. Bene, abbiamo abbondantemente superato il nostro tempo, ma vorrei, prima di chiudere, dare mezzo minuto, non di più, Federico, a Fubini, per dire che strano libro hai fatto. Perché hai creato questa storia antica? Grazie di avermelo chiesto, ma io ho sentito parlare di questa persona, Niccolò Introna, commissario straordinario della Banca d'Italia, dunque capo supremo della Banca d'Italia alla liberazione di Roma. E mi sono chiesto che, perché, avendo sentito il suo nome, non ne avessi mai sentito parlare prima. Ho trovato vivo suo nipote. Cioè penso Introna, anche la mia di ignoranza da questo punto sì, di vista. Sì, perché la sua memoria, il suo nome è stato un po' cancellato dalla storia. Introna è stato per decenni capo della vigilanza numero 3 della Banca d'Italia, antifascista, valdese. È stato una specie di Ambrosoli ante litteram, che contrastava fortemente e a volte anche con successo la corruzione che era dovunque nel ventennio fascista. Dunque ho potuto vedere tutte le sue carte che lui ha lasciato in casa sua alla morte, stiamo parlando di circa 80.000 pagine, in parte anche i documenti riservati che si portava dalla banca la sera tornando a casa dall'ufficio. È venuto fuori questo mondo cleptocratico del regime che assomigliava molto al regime putiniano da questo punto di vista. A partire dalle sue carte ho trovato anche, diciamo, e poi andando a vedere negli archivi contabili di alcune filiali della Banca d'Italia, le prove che Mussolini rubava, detto brutalmente. E poi c'è tutta una vicenda che, diciamo, diventa a un certo momento una specie di thriller anche giudiziario, che porta alla totale cancellazione del nome di Introna, non durante il fascismo, ma dopo, perché Introna è stato ritenuto nell'immediato dopoguerra evidentemente troppo determinato nel voler voltare pagina quando c'erano tante persone che erano un po' compromesse
e lui vedeva, diciamo, un'Italia un po' libera da questo tessuto connettivo di consociativismo che è tipico del fascismo e che tante persone ed non avevano. E qui, Federico, il motivo per cui è interessante leggere oggi una storia che esattamente è confinata nel passato, ma che in realtà spinge a guardare anche all'attualità. Assolutamente. Bene, sì. Bene, io ringrazio Carlo Altomonte, Giorgio Barbara Maretti e Federico Fubini di avermi aiutato a ragionare. Offriamo questa puntata ai politici che fanno la campagna elettorale per le europee, e così, giusto per benchmark, diciamo, come la fanno loro. Grazie di avermi aiutato in questo. Domani, sabato e lunedì, ci sono gli altri appuntamenti di War Room. Io torno martedì prossimo, sempre alle 17.30, qui nella War Room. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie, saluti.